Buongiorno ragazzi, oggi vediamo come si cambia la finestra della mansarda. È veramente semplice. Questa è la finestra nuova con i suoi ganci già montati. Questa è la finestra vecchia, come vedete, era veramente messa male, era entrata acqua, era un macello. Il montaggio è veramente semplice perché la finestra va in incastro, bisogna agganciare quello lì nella sua guida qua di dietro. Mi raccomando, quella dietro, non sbagliatevi con questa qui davanti, perché se la incastrate lì la finestra non si chiude. Questo è il profilo, così riuscite a vedere meglio come è fatto, ed è tutto a incastro. Ecco, bisogna alzare la finestra il più alto possibile e andare a prendere quella guida dietro. Non fatelo scorrere in questa maniera nella guida davanti, altrimenti la finestra vi rimane aperta in questa maniera. E questa è la nostra finestra nuova, montata alla perfezione. Guardate che spettacolo! Bene, bene, bene. Ho deciso finalmente di mettermi dietro a dare una rinfrescata alla mansarda. Ho iniziato a smontare un pochettino la base sotto e poi soprattutto ho iniziato a smontare la parte interna delle finestre. Ho smontato la cornice. Per smontare la cornice è veramente molto semplice. Ci sono questi tappini, che questi qui è veramente un bestemmiare toglierli. Una volta tolti questi tampini, che vanno a chiudere qui i buchi, più o meno in questa maniera, ok, chiudono i buchi in questa maniera, voi togliete il tappino, sotto c'è la vite, svitate la vite e la finestra viene via. Tolto questo qui, ho trovato, guardate, qua che c'è un biglietto da visita e qui nell'angolo c'era una moneta che non sono 2 euro, ma 500 lire. Questa qui e questa qua soprattutto, perché vedete col tempo si è staccato un po' il colore, si è proprio staccata la pellicola, ok? Vedete, questa pellicola si è sollevata perché hanno messo su un materiale che non era di alta qualità. Questa non è umidità, non è stata l'acqua, non ci sono infiltrazioni, non c'è niente. È soltanto perché con il tempo la plastica di finitura di questo finto legno, ok, salta via perché questo non è buono. Come vedete qua sotto nella mansarda c'è il legno grezzo, un bellissimo legno grezzo, che poi noi andremo a verniciare anche questo qui, in modo da proteggerlo poi negli anni. Come si vede bene qui, vedete, il legno è proprio buono, vedete? Il legno è buono, non ha preso un minimo di umidità. Si vede? Ok, vedete, il legno è proprio buono, buono sotto. Sì, come vedete ho tolto tutto lo schifo e ora siamo pronti per verniciare. Ho messo tutta la carta, nastro carta dappertutto, qui, lì, attorno alle finestre, e adesso inizio col dargli il prime apposta per le plastiche, in modo che la vernice che attacchi anche sulla plastica, perché questo rivestimento qui è un rivestimento plastico. In questa maniera sono sicuro che attacca bene. Anche le pareti qui dovrebbero essere di rivestimento plastico, la finitura, quella estetica. Per questo uso il prime. Mentre qui sul legno grezzo gli do direttamente la vernice. Ragazzi, questo è il risultato dopo la mano di fondo. Come vedete, ora ha preso tutto lo stesso colore. Bene, domani diamo la prima mano di vernice buona e poi andiamo avanti.
ecco qua il risultato dopo la prima mano di vernice, se mi rimette a fuoco. Ecco un po' il risultato dopo la prima mano di vernice, già vediamo che il colore inizia a uniformarsi e ha cambiato già faccia, molto molto meglio, eh. Ci vorrà un'altra mano minimo, se non due. Bene ragazzi, ho finito dalla seconda mano nelle pareti e nel soffitto, adesso si deve asciugare. Purtroppo però ho finito la vernice e quindi il pianale sotto sono riuscito ad arrivare lì. Ho finito la vernice, tocca andare a farmela rifare. Ok ragazzi, allora qui abbiamo una finestra che praticamente è rotta. Cosa succede? Che quando noi schiacciamo qui, questo perno qui non si muove, vedete? Io sto schiacciando e questo qui non si muove più. Questo dovrebbe andare avanti e indietro in questa maniera, ok? Ma purtroppo si è rotto e non funziona più né di qua né di là, come vedete, ok? Quindi la finestra, l'oscurante della finestra non si apre, non si chiude. A questo punto potremo scegliere se cambiare solo i perni o cambiare tutto l'oscurante, che costa molto di più. Non so se si vede tanto dal video, l'oscurante è sporco, è un po' rovinato e se noi guardiamo dietro, che abbiamo smontato la finestra, vediamo qui che chiaramente che si sta scollando, si è rovinato tutto. E anche di qua, e nel rotolo non c'è tanto materiale, quindi secondo me non ne vale la pena andare a cercare di recuperare questo, quindi smontare qua, cercare di aprirlo, tagliare in filo, per me non ne vale la pena. Quindi io ho ordinato oscurante e zanzariera nuova. Questo qui è buono ancora, però se volete tenere da parte per voi, bene, ma altrimenti, come dicono sempre, non ne vale tanto la pena. Quindi questa parte qui va buttata via. Qui c'è un fermo con due viti in questa maniera, ok? Questo si toglie, la zanzariera va fatta uscire così, la molla si scioglie del tutto, perché questa è una molla, e va tolta dal di qui. Ecco come è venuto il lavoro di verniciatura. Io direi che è venuto assolutamente perfetto. Come vedete, il colore assomiglia assolutamente a quello originale e il lavoro è venuto perfetto. Quindi adesso aspettiamo che arrivi oscurante e zanzariera per le due finestre, così le montiamo nuove e così richiudiamo il tutto. E poi possiamo cavare tutto lo scotch, pulire tutto, perché la mansarda è finita. Bene, allora iniziamo a montare la cornice. Come vedete adesso l'ho incastrata, questa qui, ed è tutto da avvitare, perché comunque il lavoro è soddisfacente. Bene, così è come vi arriva la zanzariera dentro a queste confezioni qui di plastica e dentro a queste confezioni di cartone. Ora apriamola e andiamo a vedere un po' come bisogna metterla. Ok, l'ho aperta. Allora, il metodo è veramente semplice. Di qua c'è un gancio in plastica che andrà inserito qua dentro. E di qua c'è questo qui. Questo qui è una molla. Non so se si nota. Ok, questa è una molla, che è la molla che tira la zanzariera. Dobbiamo mettere la zanzariera qua dentro alla sua sede, facendo tensione ovviamente che non si srotoli.
Una volta inserita, io per far meglio l'aggancio con l'oscurante, ok? Così anche se io tiro, questa qui mi rimane bloccata e non mi scivola più. Quindi la caricate, quando sentite che inizia a essere un pochettino dura, non esageratamente, dovete incastrarla in quel taglio che avevo fatto vedere prima. Dovete dire qualche piccola bestemmia e cercare di infilarla lì. La zanzariera è montata. Poi riprendete questo qui di plastica, lo andate a inserire qui e poi avvitate. E ora la zanzariera è montata. Allora, questo è tirata bene. Bene, montiamo l'oscurante. L'oscurante è molto simile, però come vedete nell'oscurante ci sono questi incastri qui che sono più lunghi. Quindi andare a infilare queste qui sotto le guide rimane un pochettino più difficile perché qui fanno fatica a passare. Ok, quindi si riesce, però vedete qui punta e qui fate fatica a farlo girare. Quindi come si risolve il problema? Molto semplice. Il problema si risolve semplicemente. Vedete qui che ci sono queste clip? Bene, qui tirate forte e staccate un pochettino questa parte qui di guida. In questa maniera la andate a sollevare da una parte e facciamo la stessa cosa di qua, ok? Andiamo a tirare su in questa maniera e solleviamo un po'. In questa maniera riusciamo a infilare l'oscurante senza problemi. Prendiamo il nostro oscurante, lo mettiamo all'interno della nostra finestra, lo andiamo a agganciare al primo gancio, ok? Rimettiamo giù le nostre guide, le nostre clips in questa maniera e di qua facciamo uguale. Poi l'oscurante è leggermente diverso rispetto alla zanzariera perché adesso mi è uscito un altro mondo. Cosa c'è di diverso? Di diverso c'è il fatto che l'oscurante lo possiamo già andare a agganciare. Quindi io cosa faccio? Lo tiro un pelino su, lo aggancio al primo incastro in questa maniera, ok? Lo tirate un pochettino su, lo andate a agganciare. Quando questo è agganciato, controllate che la guida sia posizionata bene. Perfetto, questo è agganciato. Ora andiamo a caricare la molla che riarrotolerà il nostro rotolo. Stesso procedimento di prima, lo andiamo ad agganciare. Vedete, agganciato. Poi cerchiamo di mandarlo giù bene, che sia agganciato bene in questa maniera, ok? E la zanzariera, l'oscurante è montato a queste punte qui delle guide perché tagliano. Se fate meglio smontate direttamente la guida e fatelo con la guida smontata. Però io faccio così perché in questa maniera riesco a agganciare l'oscurante e riesco a tirare bene la molla. Ora che ho avvitato tutto non mi resta che mettere questi. Questi basta metterli così, molto semplice, sono dei tappini. E questo è il risultato di come è venuto fuori la mansarda. Bello, bello, bello. Bene, anche il restauro della mansarda è finito. E come si può vedere, io direi che è venuto piuttosto bene. Sono molto soddisfatto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!